Il treno scomparso. Andiamo, andiamo, andiamo! Perché sei così entusiasta, Maya? Beh, perché alle giostre c'è una nuova attrazione, il favoloso treno volante. Ho visto che lo collaudavano ieri, era velocissimo. Ci sembrerà proprio di volare. Bene, io adoro la velocità. Zoom, 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 zoom. Wow, guardate quanti vogliono salirci. Perché questa è la giostra più veloce del mondo. Andiamo, dovete farci un giro. Noi siamo qui da prima, mettete in coda. Amaya? Signore e signori, ragazze e ragazzi, il favoloso treno volante è... sparito? Ma dov'è il treno? Non può essere sparito. Oh, mi sarebbe piaciuto tanto volare. Come può un treno così scomparire? I treni vanno su rotaie, giusto? Ci sono curve e giri della morte, ma questo binario resta un circolo chiuso. Quindi come ha fatto ad uscire dal suo binario e ad andarsene? Guardate! È come se avessero aggiunto altri binari, ma ora non ci sono più! Binari del treno che scompaiono. È certamente un malvagio della notte! Super Pigiamini pronti all'azione! Di notte salviamo la situazione! È notte in città e un coraggioso terzetto di eroi è pronto ad affrontare i cattivi affinché non vi rovinino la giornata! Greg diventa... Jacko! Sì! Connor diventa... Gatto Boy! Amaya diventa... Goofetta! Andiamo, andiamo, andiamo! Al gufaliante! Ehi, aspetta, Guffetta, se dobbiamo seguire i binari, è meglio se restiamo a terra! Va bene, hai ragione. Volevo solo che voi ci faceste un giro. Ok, allora tutti alla... Gatto mobile, lo so, andiamo! È davvero impaziente! Forza, ragazzi, muovetevi! Cerchiamo, cerchiamo! Non c'è niente! Aspetta, Guffetta! Ci sono le tracce del binario scomparso, ricordi? E se le seguiamo, troveremo il treno? Certo! Andiamo, andiamo! Ma era il laboratorio di Romeo? Sembrava di sì, Jacko. Mandava come un fulmine. Forse avrà fatto... Ragazzi, lasciate perdere Romeo. Se nel suo laboratorio non è lui a guidare quel treno, scopriamo chi è. Forza, forza! Va bene. Hey! Le tracce spariscono. Ora come faremo a trovare il treno? Vista, Guffetta. Percepisco qualcosa davanti a noi. Qualcosa di veloce. Ecco là, il treno. Visto, vi ho detto che era veloce. Scopriamo chi c'è alla guida. Che sorpresa, Pijamask! Ma guidavi il tuo laboratorio! Non ero io! Nessuno lo sta guidando! È andato in cortocircuito ed è partito da solo! Fortuna che ho questo treno super veloce con cui posso raggiungerlo, eh! Ma da dove saltano fuori queste rotaie? Saltano fuori dalla mia prodigiosa invenzione! Il dispensatore di rotaie! Crea binario ovunque! Wow! È incredibile! E ancora più incredibile è l'invenzione sul retro che raccoglie il binario già usato! Ma Romeo, non ti serve questo treno! Prendiamo noi il tuo laboratorio! Ah, pensi che restituirò il treno una volta preso il laboratorio? Nemmeno per idea! Quando riavrò i miei attrezzi, renderò il treno ancora più veloce! Sarò il più veloce malvagio del mondo! Eh? Aha! Eccoti il laboratorio mio!
pigiama! A quanto pare avete perso il treno! Gli dobbiamo impedire di recuperare il suo laboratorio e rendere il treno ancora più pericoloso! Ci penso io, Gufetta! Stiamo arrivando, Romeo! Pilota automatico! Fantastico! Però questo treno è proprio forte! Ah! Ti ho quasi raggiunto, dispettoso di un laboratorio! Ah, i pigiamas non mi prenderanno mai con quel catarcio della loro gatto mobile! Forza, pigiamas! È ora di fermare Romeo! Ali da super Gufetta! Gufetta! Oh, mi stavo quasi per spennare! Grazie, Gatto Boy! Tranquilla, Gufetta, ce la faremo! Ehi! Avviciniamoci di nascosto molto, molto lentamente! Perché lentamente? Andiamo subito! Oh! Ah! Gufetta! Sto bene! Eh? Quei pigiamask sono saliti sul mio treno! Possibile? Facciamoli saltare un po'! Oh! Scusate, ragazzi, ora Romeo ha scoperto che siamo sul treno! Non importa, nuova idea! Andremo ad acciuffare Romeo insieme! Non può fermarci tutte e tre, ok? Al tre, pronti a saltargli addosso! Uno, due... Andiamo, ragazzi! Gufetta! No, fermati! Wow! Ascolto a Gatto Boy e Geco. Romeo ha quasi raggiunto il laboratorio. È tutto perché sono stata impaziente. Gufetta! Stai bene? Sì. Mi dispiace. Ogni volta che avete un piano, io vado avanti senza di voi. E questo non funziona. Tranquilla, avevi fretta di fare un giro sul treno insieme a noi. Penso io a questo braccio robotico. Super muscoli da Geco! Ma ora ho io un piano. E perché funzioni dovrò avere più pazienza. È il momento dell'eroe! Sì! So che siete lì dietro, pigiamasks, ma non per molto! Aspetta! Qual è il tuo piano, Gufetta? Fermeremo questo treno una volta per tutte. E lo faremo tutti e tre insieme. Gatto! Tu salta e spezza qualche ramo. Geco, tu scivola vicino al dispensatore di rotaie. Capito, Gufetta. E poi sarà il mio turno. Volerò appassarti dei rami che serviranno per bloccare il dispensatore e interrompere il binario. Senza binario, questo treno non raggiungerà mai il laboratorio di Romeo. Bel piano, Gufetta. Credo che funzionerà. Solo se saprò aspettare che voi abbiate finito il vostro compito. Forza, Super Pigiamini! Eh? Ops! Ricorda, Gufetta, niente fretta. È il tuo turno, Gatto Boy. Io, ecco, aspetterò. Bravo, dispensatori di rotaie! Più rotaie, più rotaie! Super Gatto Benzo! Ora è il mio turno. Calma e concentrazione. Ben fatto, Gufetta! Che cosa? Fermatevi, pigiapesti! Troppo tardi, Romeo! Geco, ora blocca il dispensatore! No! Presto, attaccatevi a me! Oh,
Muscoli da Super Gecko! Vedi, Romeo? Ti ho detto che l'avremmo recuperato noi. Il mio amato laboratorio, sì! Potrò anche aver perso il treno, ma avrò sempre te, mio amato laboratorio! Adesso riportiamo indietro il treno. E domani alle giostre saranno tutti felici! La prossima volta vi batterò, Pijamas! Non ci ha nemmeno ringraziati per l'aiuto! Non importa, Gecko! Abbiamo salvato il favoloso treno volante! Super Pigiamini, fate festa! Sarà una bella giornata anche questa! Che bello il treno volante! Sì. È quasi l'ora! Io ci sono stato su questo treno, ma voglio fare un'altra corsa! Evviva! Sì! Ehi, andate prima voi! Davvero? Grazie, Amaya! Aspetto volentieri! E divertitevi! Va un tantino veloce!